Perfetto. Abbiamo recuperato qualche minuto sulla tabella di marcia. Tra l'altro mi arrivano anche feedback sul talk fatto sulla sicurezza. Vabbè, siamo, diciamo, fuori tempo massimo, però cura di rispondere. A questo punto abbiamo tra i relatori una vecchia conoscenza dell'Associazione Odu Italia, Antonio Maria Vigliotti, che tramite un talk, un video che lui ha registrato e inviato, come insomma tutti i relatori, diciamo, hanno avuto cura nel produrre, no, questo materiale, anche Antonio ci ha fatto diciamo, questo video in cui parlerà di uno degli argomenti interessanti per quanto legati alla nostra piattaforma e alla localizzazione italiana. Allora, il talk di Antonio, un attimo che ce l'ho qui sotto, il bilancio a sezioni contrapposte di Antonio Maria Vigliotti. Noi ci vediamo dopo per la sessione di domande e risposte. Ciao a tutti, mi chiamo Antonio Maria Vigliotti e sviluppo codice Odoo dal Ciao, mi 2013, sentite? quando abbandonai SAP R3 per una soluzione web più moderna. Questo progetto è nato da alcune imprese software che sviluppano Odoo e che si stanno unendo in una rete di impresa per fornire un'integrazione evoluta della stupenda localizzazione italiana sviluppata dalla community. L'obiettivo è sviluppare quelle funzionalità molto fiscali di cui hanno necessità le imprese medie e grandi italiane, quali ad esempio la gestione dei cespiti, i ratei, i risconti, la gestione dell'affidamento e le funzioni evolute dello scadenzario. Quello che vi mostrerò oggi è il bilancio che abbiamo già sviluppato e che permette di ottenere il bilancio di verifica, il bilancio scalare, ufficiale dell'impresa e il bilancio a sezioni contrapposte che è richiesto da, commercialisti italiani. Colgo l'occasione per ringraziare l'Associazione Odoo Italia per l'opportunità di questa presentazione e l'azienda commerciale che si occupa della commercializzazione di questo prodotto è X Explain SRL, di cui potete vedere nel video. Vediamo ora alcune registrazioni con la versione Odoo della community, Odoo Standard, per arrivare a vedere il bilancio. Comincio con alcune registrazioni contabili. Stiamo simulando l'inizio di attività di un'impresa e quindi possiamo immaginare, ad esempio, che non avendo ancora fatto attività, incassiamo dei soldi da un anticipo da un cliente e paghiamo un fornitore per avere dei servizi in anticipo. Cominciamo, per esempio, a registrare l'incasso di un cliente. Passo per l'operazione di prima nota perché non ho la fattura, quindi non posso gestire il pagamento da Odoo. Registrazione contabile tradizionale, quindi supponiamo che inizi e faccia questa attività nell'anno precedente. Come vedete, ho attivato la gestione dell'esercizio contabile perché il nostro software poggia sull'esercizio contabile per tutta una serie di gestioni di prima nota. Supponiamo ovviamente di 30-12-2019, la data dell'anno precedente, e poi riferimento anticipo da cliente. Ovviamente dovrò aggiungere, vediamo un po', banca. Diciamo che questi soldi entrano in banca. Banca di credito italiano, ok.
diciamo che entrano da Agrolatte e diciamo che questi soldi entrano 100 euro. Ovviamente sarà Agrolatte a doverci pagare, quindi abbiamo un conto del cliente Italia. Questo è un controllo che non c'è in Odo standard, abbiamo aggiunto noi. Agrolatte. E do i 100 euro in avere. Salva. E confermo la registrazione. A questo punto voglio provare a vedere il bilancio, un primo bilancio, intanto per rendermi conto. Contabilità. Bilancio di verifica e genero il bilancio e come vedete questo bilancio di verifica mi dà il conto 100 euro sul conto del cliente in negativo e 100 euro in positivo sul conto del credito italiano nel saldo iniziale. Non ho movimenti da riavere nell'anno corrente perché sto facendo un'operazione nell'anno precedente. Fino a qui tutto normale, tutto regolare. Torniamo all'operazione, alla prima nota. Adesso registro, diciamo che registro il pagamento a un fornitore. Quindi creo il pagamento al fornitore, anche in questo caso lo faccio nell'esercizio precedente. E anche in questo caso puntiamo lo stesso giorno dell'anno precedente, 30-12-2019, 30-12 qui, ok, a questo punto incassa il fornitore, fornitore, fornitori, fornitori, ok, c'è il solito controllo che richiede il partner. Global Solution e diciamo che il fornitore ci ha già detto che ci sarà una fattura da 610 euro e vuole tutti i soldi perché non ci conosce e dobbiamo pagare così. Banca di credito italiano, mettiamo il Global Solution anche qui, Global Solution 610, salvo, ho dimenticato pagato anticipo, anticipo a fornitore, fornitore, salvo e confermo il dato. Anche in questo caso vado a vedere il bilancio di verifica e vediamo che cosa mi rigenera il bilancio. E a questo punto, come vedete, è la banca che va in negativo. Tutto questo nell'anno precedente e il fornitore ha i soldi, 610 euro fornitore. Bilancio perfettamente quadrato. Bene, ora torniamo nella fatturazione e registriamo le fatture. Cominciamo dalla fattura al cliente. Fattura cliente. Creo la fattura al cliente, abbiamo il cliente Agrolatte, diciamo che fatturiamo al 30 settembre, non è corretto, abbiamo dato un anticipo l'anno precedente, ma siamo in una demo, possiamo permetterci tutto. Ok, aggiungi riga e diciamo progetto. Progetto software, l'abbiamo finito in ritardo. Succede, queste cose succedono. 566. Ovviamente Odoo mi fa il calcolo degli importi. Ho una ricevuta bancaria e salvo. Ho una ricevuta bancaria 30-60 giorni che ho impostato con i termini di pagamento col modello quello evoluto che gestisce 30 giorni uguale al mese come si utilizza in Italia.
Molto bene, direi che siamo a posto, valido la fattura e ho la fattura generata. Registro anche la fattura del fornitore. Fornitore, fatture, creo la fattura del fornitore, il fornitore Global Solution. Riferimento del fornitore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diciamo che questa volta la data della fattura, il fornitore ce la dà il 30 di giugno 20. E qui, anche qui, software a progetto, quantità 10 per 50. Salvo. Ho una fattura da 610 euro che è valido. Molto bene. Andiamo a rivedere il bilancio di verifica. Contabilità, situazione, bilancio di verifica, bilancio ad uso interno, genero di nuovo il bilancio e ho quello che mi aspetto, e cioè nel nuovo anno ci sono dei movimenti. Abbiamo i 566 della di ricavo della fattura cliente e i naturalmente con l'IVA, scusate, della fattura cliente, e abbiamo il costo di 500 euro sulla fattura del fornitore. Vediamo ora le caratteristiche, le varie tipologie di bilancio che abbiamo previsto per l'impresa. Innanzitutto andiamo nel menu relativo alla contabilità, situazioni, bilancio di verifica. Abbiamo visto che precedentemente abbiamo generato un bilancio di verifica con il saldo iniziale, il classico saldo iniziale, totale dare, totale avere e il saldo finale, con le varie voci delle nostre registrazioni. Quello che possiamo notare è che c'è una lista di bilanci. Abbiamo infatti previsto la possibilità di mantenere memorizzati i vari bilanci. Questo perché all'interno dell'impresa è necessario avere la storicità dei vari bilanci, quindi il bilancio degli anni precedenti, che oggi sono gestiti in modo cartaceo o diciamo in directory o contenitori esterni Odoo. Con questo sistema i bilanci sono all'interno di Odoo e sono visibili e accessibili immediatamente. Inoltre c'è la possibilità di creare tipologie diverse di bilancio. Facciamo un esempio: qui abbiamo il bilancio 2020, andiamo a creare il bilancio 2019. Bilancio di verifica 2019. Ecco qui che ho sbagliato. Bilancio di verifica 2019, esercizio 2019, genero il bilancio e ho il bilancio dell'anno precedente. Quindi, come vedete, ho la lista dei due bilanci 2019 e 2020. Passiamo adesso al bilancio ordinario scalare. Il bilancio ordinario scalare è il classico bilancio che viene presentato in banca, quello diciamo conforme alla normativa europea, in cui abbiamo un solo saldo e i conti patrimoniali nella prima parte del bilancio e il conto economico nella seconda parte. Anche qui facciamo un'operazione molto semplice e diciamo che abbiamo il bilancio, lo chiamiamo bilancio ad uso interno 2020. Anche in questo caso seleziono l'esercizio contabile, memorizzo i dati per il ricalcolo e rigenero il bilancio. Ed ecco che ho il bilancio a video con il classico bilancio scalare. Quindi abbiamo le attività, le passività. Vi faccio notare che il programma calcola automaticamente l'utile lordo fraimposte. Qua, e
e lo verifica con i profitti e perdite per imposte che ovviamente devono essere, le due cifre devono essere uguali. Questo è fatto in tempo reale, quindi l'azienda subito ha visione di quello che è l'utile o la perdita per imposte. Anche in questo caso, come abbiamo fatto prima, posso creare un bilancio 2019, quindi bilancio ad uso interno, prendiamo la scritta che ho già preso, ma mettiamo 2019, bilancio scalare 2019, anche in questo caso salvo i parametri e visualizzo il bilancio dell'anno precedente. Come vedete, in questo caso non ho un utile perché nell'anno precedente abbiamo fatto solo dei movimenti di patrimoniale, abbiamo solo spostato dei soldi, non abbiamo fatto fattore e quindi non c'è né utile né perdita. Abbiamo semplicemente un valore negativo delle disponibilità liquide. Questo valore si ribalta nell'anno nuovo, infatti abbiamo, se torniamo al bilancio 2020, notiamo che qui la banca di credito italiano ha un valore negativo. Cosa significa? Significa che è stato dichiarato come un attivo, lo vedete qui, conto attivo, ma il saldo invece è negativo, è un saldo in avere, quindi in realtà è una passività. Per questo motivo viene visualizzata con il segno negativo. Se andiamo invece a vedere la passività vera e propria che ha il saldo in avere, viene visualizzata col segno più, perché è un segno più diciamo, dentro la sezione del passivo. Questo è il classico bilancio che viene gestito dal commercialista, che viene presentato alle banche e che viene presentato in Camera di Commercio. C'è però da dire che le banche, la Camera di Commercio non apprezzano questi valori negativi, che sono corretti, perché dal punto di vista matematico sono corretti, ma un valore negativo in un bilancio dà, come dire, una sensazione di disordine amministrativo. Come si risolve questa cosa? È molto semplice. Facciamo bilancio per la banca, chiamiamolo così, per la banca, anche qui mettiamo esercizio 2020, ma in questo caso andiamo a fare un'operazione di inversione dei segni. Ci sono tre possibilità: non invertire, cioè il saldo viene stampato come da registrazioni contabili. Inverti in base al corrispondente conto, cioè possiamo dichiarare dei conti in cui bisogna invertire, altri cui lasciarli così, oppure invertire sempre. In questo momento facciamo l'inversione sempre, salvo, genero il bilancio e voilà! La banca è a segno più, ma nel passivo, è andata a finire nel segno più con il passivo. Notate che il conto è cambiato, non è più il conto 18002, ma in questo caso il conto 240102. Questo è dovuto alla configurazione, cioè ho dichiarato all'interno del piano dei conti che le banche ho dichiarato due conti di banche, un conto quando è in attivo, un conto quando è in passivo. Posso configurare semplicemente il cambio di segno lasciando il conto, quindi questa è una scelta, diciamo, del contabile. Posso dichiarare di spostare l'operazione ad un conto gemello passivo, attivo, o posso decidere di lasciare le cose così come stanno. Quindi fa parte della configurazione del bilancio. In ogni caso, il risultato è quello che vedete, è un bilancio pulito. Come notate, l'utile, lordo per imposte non è cambiato, ovviamente, perché abbiamo spostato un conto dall'attivo al passivo e cambiato segno, quindi è assolutamente neutro rispetto al bilancio. L'inversione di segno si può applicare anche ai conti economici con la stessa logica. Ecco quindi che abbiamo generato un bilancio per la banca o da mandare in Camera di Commercio all'Agenzia delle Entrate, pulito in pochissimi secondi. Avete visto che potenzialità che ci sono. Andiamo a vedere l'ultima tipologia di bilancio, il bilancio a conti contrapposti. Anche qui, come nei casi precedenti,
Facciamo il bilancio a sezioni contrapposte 2020. Come sempre, esercizio contabile, salva e genera il bilancio. Vi sto mostrando le varie tipologie di bilancio dello stesso bilancio, quindi potete rendervi conto da soli di quali sono le potenziali espressive, di come si possa ottenere dei dati in maniera molto semplice e molto utile per l'azienda. Anche qui, come nel caso precedente, abbiamo le disponibilità liquide in negativo perché sono dichiarate attivo, non ho applicato nessun filtro, quindi ovviamente il programma senza filtri si comporta come di regola, cioè visualizza il saldo naturale calcolato dalle registrazioni contabili. Notate che l'utile non è cambiato perché stiamo mostrando un diverso tipo di bilancio, un diverso layout, ma i dati contabili sono sempre quelli che abbiamo nelle registrazioni, quindi da questo punto di vista non cambia nulla. Il bilancio a sezioni contrapposte è molto usato in Italia dai commercialisti italiani perché ha queste caratteristiche della contrapposizione attività-passività, costi e ricavi e poi sotto gli eventuali conti d'ordine. Anche qui abbiamo la possibilità di vedere il bilancio 2019, bilancio a sezioni contrapposte 2019. Ovviamente l'esercizio è il 2019, salvo e genero il bilancio. E qui non abbiamo costi e ricavi, perché come vedete nel 2019 abbiamo fatto solo movimentazione di banca, quindi giroconti, non c'è utile, bilancio a pareggio. Anche qui nel bilancio a sezioni contrapposte abbiamo la possibilità di stampare per il commercialista cambiando il segno, quindi bilancio a sezioni contrapposte per commercialista 2020. Abbiamo il 2020 anche qui in versione dei segni, salvo, genero il bilancio e voilà! La banca si è spostata nelle passività con il segno più, non è cambiato l'utile o la perdita, ovviamente. E abbiamo l'utile e la perdita anche del conto economico in ordine. Avete visto come con pochi clic, con poche scelte abbiamo a disposizione questi bilanci. Notare, voglio ora mostrarvi un'ultima caratteristica, data la brevità della presentazione, ma ce ne sono molte altre. Vi voglio mostrare i rate e i risconti. Allora, innanzitutto torniamo nelle registrazioni contabili e vediamo come possiamo dichiarare questi rate e risconti. Andiamo sulla nostra prima fattura, la annulliamo, la rimettiamo in stato bozza, andiamo in modifica ed ecco che abbiamo una fattura il 30 giugno e possiamo dire che questa fattura e alle date di competenze diciamo che è un progetto che avevamo già preso i soldi prima, se vi ricordate, quindi è un progetto iniziato in precedenza, diciamo che era iniziato dal 1 ottobre 2019 e il progetto è poi terminato il 30 giugno 2020, salvo e valido. La stessa cosa andiamo a fare sui fornitori, quindi fattura fornitore, entro nella fattura fornitore, anche in questo caso annullo la fattura, la rimposto a bozza. In questo caso facciamo una cosa, andiamo verso il futuro, abbiamo una fattura del 30 giugno, diciamo che la competenza è dal 1 luglio 2020, ma il progetto terminerà realmente il 30 giugno 2021. Salvo e valido. Quindi abbiamo nel caso del fornitore una competenza dei costi, metà in quest'anno e metà nell'anno futuro, tecnicamente sono chiamati risconti,
Mentre nel caso della fattura cliente abbiamo una competenza che è in parte nell'anno precedente e in parte nell'anno corrente. Tecnicamente questi sono chiamati ratei. Ora andiamo nella nostra menu dei bilanci. Vi faccio vedere il bilancio a conti contrapposti, che questo è il classico che piace ai commercialisti, e facciamo un bilancio con ratei e risconti 2020-2020. E visto che ci sono, scusate, per commercialista, quindi gli cambio anche i segni, commercialista. Ovviamente devo dichiarare l'anno. Diciamo che abbiamo inversione del segno perché ci piace che sia bello pulito e abilitiamo le proiezioni dei ratei e risconti. Salviamo, generiamo il bilancio, genera il bilancio. Che cosa succede adesso? Succede che rispetto al caso precedente sono apparse due voci, vedete, ratei attivi e risconti attivi dovuti alle registrazioni, alle competenze che abbiamo fatto in precedenza, ratei e risconti, ed è cambiato l'utile, perché ovviamente spostando la competenza un po' all'anno precedente o un po' all'anno successivo, è stato ricalcolato l'utile e cambia l'utile. Eccolo qua, 123,91, 123,91. Come vedete, in pochissimi secondi, registrando semplicemente le competenze, abbiamo dato origine a un bilancio di rate e risconti molto, molto più preciso rispetto a quello che è il bilancio tradizionale. E, che dirvi? Abbiamo poi la possibilità, a questi bilanci, di generare il PDF e generare il file Excel per le eventuali elaborazioni. Bene, se avete poi delle domande, sono qui a disposizione per voi. Ciao Antonio, benvenuto. Mi senti? Io sì, mi sentite? Oh, perfetto, perfetto. Io ti sento benissimo. Antonio, come stai? Tutto bene? È da un po' che non ci sentiamo noi. E un po' e mi fa molto piacere vedervi. Innanzitutto ringrazio l'associazione per questa bellissima opportunità e devo dire che avete organizzato benissimo, seguendo da dentro anche le problematiche tecniche, devo dire che siete stati molto bravi. Vabbè, diciamo che abbiamo un supporto tecnico abbastanza professionale, ecco, Sì. già ho modo di ringraziare. Allora, Antonio è un amico di vecchia data della nostra community e devo dire che il lavoro che hai fatto è abbastanza interessante, insomma, mi sembra anche completo. Ci sono un po' di domande che sono uscite in chat con, diciamo, la solita attenzione da parte di tutti, perché chiaramente quando si tocca il tema caldo, che è quella della localizzazione, la contabilità da gestire con Odoo, ci sono scuole di pensiero, filosofie differenti, a volte divergenti, però adesso cerchiamo un po' di fare sintesi. Una delle prime domande è se siete a conoscenza che c'è il modulo CA che si chiama Account Fiscal Year Closing, che fa le chiusure per la contabilità italiana già dalla versione 9 di Odoo. Sì, lo usiamo anche, ma noi stiamo facendo una simulazione, questo è un bilancio, quindi siamo in una fase prima della chiusura. Noi permettiamo all'azienda di avere i dati, di vedere quello che saranno gli effetti della chiusura. Quindi è molto in anticipo rispetto alla chiusura vera e propria. Ho capito, che qui leggo Sergio scrive che quel modulo fa le scritture separate per anni, permettendo l'aggiornamento delle scritture stesse di chiusura finché si vuole. Quindi, in buona sostanza, diciamo, credo di interpretare che la preoccupazione è che non si sia fatto qualcosa, come dire, che in parte replica un lavoro già fatto. E No, questo, diciamo, è il sunto, no? certo, ma poi bisogna usare quel modulo lì per andare effettivamente a fare la chiusura. Diciamo, noi qui l'azienda vede prima, fa le simulazioni, sono tutte simulazioni quelle che avete visto, non c'è una registrazione reale. Quindi in buona sostanza lì c'è un modulo ad hoc, un model ad hoc, scusami, che si Sì. va a memorizzare in pratica le informazioni che tu rilevi nelle scritture. Esattamente, sì, esattamente. È una gestione a parte. Sì.
Ok, poi chiedono sempre se in qualche modo conosci il modulo della localizzazione italiana che fa stampa di bilancio a sezioni contrapposte con il saldo del risultato senza fare la chiusura. Però credo che dalla risposta che mi ha dato prima, in pratica sono due momenti diversi quelli della tua gestione. In qualche modo tu fai una simulazione che non incide per nulla, diciamo, su una localizzazione già esistente dove abbiamo già quei moduli, no, di bilancio. Sì, esattamente, ma poi potremmo anche integrare, stamattina ho visto il bellissimo bilancio di Marco, secondo me si potrebbero integrare, per esempio Marco ha fatto una bellissima integrazione con il PDF che noi invece, io non l'ho mostrato, ma il nostro PDF è povero, quindi c'è molto spazio per collaborare, secondo me. Chiaro, chiaro. Beh, lo spirito è deve essere sempre questo qui, quello di collaborazione e di confronto, no? Vediamo un po', Davide ci chiede se tu prima hai fatto vedere in una delle ultime parti del tuo video, tra l'altro anche tu puoi lanciarti come YouTuber professionista dopo questa esperienza, se i moduli radio e riscontri sono quelli di OCA. No, però ritorneremo, useremo quelli lì. Ci sono così tanti moduli in OCA, in OCA, che a volte non ci si rende conto. Noi abbiamo sviluppato questo modulo e poi abbiamo scoperto che esisteva. Adotteremo quello di OCA. Questo è un rischio che accade spesso quando si lavora. C'è tanta roba, forse troppa addirittura, certe volte. Sì, diciamo che siamo fortunati ad avere, no, la Certo. possibilità di, come dire, di scegliere su tanti moduli esistenti. Guai se fosse il contrario, perché in tal caso saremmo Sì. veramente costretti ogni giorno a rimboccarci le maniche e iniziare a scrivere, che era un po' quello che è successo all'inizio, agli albori 10 anni fa, quando non avevamo nulla, insomma, non c'era nemmeno il modulo che riapriva i movimenti di magazzino, per cui eravamo abbastanza arretrati da questo punto di vista. Ovviamente, insomma, tu partecipi spesso alle call del venerdì mattina, per cui in qualche modo penso che dalla prossima occasione nascerà l'opportunità poi di confrontarsi anche sul lavoro fatto. Sì, sto partecipando. Adesso che questo lavoro è verso il termine, sto partecipando. Prima non ho avuto molto tempo. È un piacere, insomma, spero di poter condividere qualcosa con voi. Ottimo. Pensate di pubblicare questo lavoro su GitHub? Così Allora, questo, io seguo solo la parte tecnica, non so la questione commerciale. Ci sono riferimenti del commerciale. Quello che penso che verrà pubblicata una versione, verrà data la versione community, però il prodotto è commerciale, quindi ci sarà qualcosa che rimarrà a livello commerciale non pubblicato. Non ti so dire i dettagli in questo momento, ma credo che non siano neanche ancora stabiliti, ecco. Anche perché noi stiamo formando una rete di imprese, quindi potrebbe partecipare anche qualcun altro, portare contributo. Non è un progetto chiuso in questo momento. Ho capito, ho capito. Giusto una domanda, segue sempre la licenza Affero GPL3? La parte che pubblicheremo, sì, sicuramente, LGPL3. Mia curiosità Sì, personale. certo. E poi ripeto, ci sarà qualche cosa che rimarrà, credo i rate e i risconti saranno, diciamo, il calcolo automatico dei rate e risconti e quello dei cespiti, le proiezioni dei cespiti, quelli saranno un prodotto commerciale, credo, però ripeto, io seguo la parte tecnica e non la parte commerciale. Considera che abbiamo anche di recente pubblicato il modulo cespiti che presentò Camilli lo scorso anno e quello dei radi e risconti che sono di OCA. Per cui valutate il fatto di non sovrapporci in qualche modo, no? Perché prima leggevo in chat c'erano un po' di scambi di opinioni tra membri proprio sull'opportunità di, come dire, di fare sintesi, no? Per evitare di ridondare, di sprecare tempo, di fare lavoro che magari qualcun altro ha già iniziato a fare. Ovviamente al fine di, come dire, seguire sempre il nostro obiettivo, che è quello lì di promuovere, Certo. di portare in tempi rapidi la soluzione anche sulle versioni successive, no? E farci strada tutti insieme, secondo la linea guida che in qualche modo abbiamo tracciato. Certo, però come ho detto, in questo momento questo è un lavoro di previsione, mentre tutti i moduli OCA sono delle attività di consuntivo, quindi da questo punto di vista non c'è duplicato. Da questo punto in poi stiamo guardando in effetti tutto quello che c'è in OCA. Va bene.
Allora, Antonio, io ti rinnovo i complimenti sia per Grazie. il video fatto, per il lavoro fatto, insomma, per la volontà di mettersi in discussione con un talk agli Odudays, che alla fine sei, diciamo, un amico di vecchia data, ma in buona sostanza questa è la tua prima esperienza come relatore agli Odudays, giusto? Esatto. Ma io spero che ci vedremo di persona l'anno prossimo, Covid permettendo. Speriamo tutti di rivederci di persona. Non immaginate quanto io stia soffrendo a stare qui da solo, anche se siamo virtualmente connessi. Ah, tra l'altro, avevo letto che era in previsione a Bari. Sarebbe stato una bellissima sede, secondo me. Io sono stato in Puglia e davvero sarebbe fantastico. Magari se lo rifate, riorganizzate per Bari, io sarei il primo a venire, ecco. Noi siamo sempre pronti da questo punto di vista. Allora, Antonio, ti saluto, ringrazio nuovamente l'Antonio per essere stato presente con noi. Chiedo a questo punto Ivo.